Buongiorno regine libertine e re libertini, io sono Mia, cofondatrice di Liberty Queen, un'associazione che si occupa di organizzare eventi privati digitali per scambisti. L'argomento di oggi sono le coppie scambiste e i figli. Vorrei dividere l'argomento in due punti fondamentali perché moltissime persone ci stanno facendo la domanda se abbiamo o no figli. Dunque, primo punto da chiarire è: ci sono coppie che hanno figli nel mondo libertino? Si può continuare questo stile di vita avendo figli? La risposta è sì, è pienissimo di coppie con figli. Ovviamente, come qualsiasi altra cosa, la vita va modificata in base a la prole, quindi non si faranno più magari le 6 del mattino sempre, ma ci si concede comunque la serata per la coppia. Non va a incidere il fatto di avere figli, almeno dopo che ci si è organizzati con le giuste tempistiche, eccetera, non va a incidere sulla vita privata, su cosa succede nella camera da letto della coppia. Questo lo dico non perché io abbia figli, infatti io faccio, non che sia rilevante, ma non abbiamo figli al momento, ma conosciamo tantissime coppie con figli che frequentano questo ambiente anche più di noi, cioè conosciamo coppie di amici che vanno in vacanza tutti gli anni in situazioni dedicate per gli scambisti e si portano i bambini. Non vuol dire che i bambini sanno i cavoli loro, non vuol dire che i bambini sono partecipi di un qualcosa che non possono ancora capire. Ovviamente no, la vita privata è una cosa, la vita di famiglia è un'altra. Esistono le babysitter, esistono i nonni, esistono soluzioni, appunto, no, solo queste due probabilmente, che aiutano le coppie a ritagliarsi del tempo per loro. L'altra questione che voglio affrontare è credo che molte persone cerchino di imputare il fatto di non avere figli a questo stile di vita libertino, cioè nella loro testa dicono: ah, ok, siete così perché non avete figli, se mai avrete figli cambierete. Non è assolutamente vero, cioè è sbagliato questo ragionamento perché prima di tutto allora non dovrebbero esistere coppie scambiste con figli, invece esistono e sono anche tante. Secondo motivo, non è assolutamente correlato il fatto di essere genitori e con come si vive la vita sessuale. O meglio, sicuramente questo non mi compete, quindi non voglio neanche entrare in questo discorso, però sicuramente il diventare genitori ha delle conseguenze sulla vita sessuale della coppia, ma non c'entra niente con noi, non c'entra niente col fatto che facciamo sesso promiscuo perché non abbiamo figli. No, non è così. Riassumendo, l'avere o non avere figli non è determinante per una coppia scambista, sono liberissimi di scegliere se andare avanti con la loro vita scambista oppure metterla in stand-by e riprenderla, oppure no, non è l'arrivo di un bambino a cambiare quello che non dovrebbe essere, quantomeno l'arrivo di un bambino a cambiare come si vive la relazione sessuale. Per oggi è tutto, spero vi sia stato utile questo video. Se vi è piaciuto, seguite il canale, iscrivetevi, attivate la campanella per le notifiche così non vi perdete nessun video. Commentate qui sotto e seguitemi anche sugli altri social che trovate nella descrizione del video, quindi su Instagram e il nostro sito potete andare a visitarlo tranquillamente, è gratuito, www.libertinqueen.com. Un bacione dalla vostra regina libertina, Mia.